Il braccio come un pezzo di ghiaccio, la lingua intrecciata, la testa in fiamme, la stanchezza che costringe a stare a letto, aghi che pungono dalla vita in giù, la memoria che svanisce facendo sentire la persona come un albero in balia del vento. Sono alcuni dei sintomi invalidanti della sclerosi multipla, malattia neurologica dai sintomi invisibili che vengono colti e ritratti in 10 pannelli riferiti a 10 storie, in un'esposizione ospitata alla Loggia del Capitaniato, volta a sensibilizzare sul tema e sui numeri. Solo nel Vicentino si contano circa 2.000 persone malate di SM. La sclerosi multipla ci sono circa 140.000 casi in Italia, una diagnosi ogni 3 ore purtroppo. Il valore è sempre, intanto è molto femminile, colpisce più le donne che gli uomini, la statistica dice 2 a 1, cioè 2 donne, un uomo, fascia d'età dai 20 ai 40 anni circa, anche se la ricerca ci ha fatto riconoscere che ci sono già dei numeri del 5% con la sclerosi multipla pediatrica. Immagini che hanno l'obiettivo di svelare e comunicare gli stati d'animo appunto nascosti di chi soffre della malattia. Per far capire alle persone l'importanza che ha avvicinarsi al nostro mondo per sorreggerci, aiutarci a combattere per la ricerca, per trovare una cura per la sclerosi multipla, perché una cura non c'è. Ci sono molte terapie che rallentano la patologia, ma non ci sono cure. Cioè, il mondo libero dalla sclerosi multipla per noi è ancora un sogno. E il 30 maggio, in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, la loggia del Capitaniato sarà illuminata di rosso.